Oh yes. Caldissimo, zio. Caldissimo. Ciao Steph. Abbiamo cambiato gioco, Steph. Stradivari pronto sempre. Ma perché devi usare me come... Ma non è vero, mamma. Sì, tecnicamente mi sono cerettato, ma mi sono fatto la barba. Così, sai, sembra anche una... A me non piace molto se tocco... Ciao Steph, è stato un piacere. Ci vediamo sul tuo canale, forse, se non facciamo bannare anche qua. Io ci sono, quando vuoi. Sì, sì, io sono sempre bello. Vai, 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 vai. Certo. Certo. So buonasera, quando... buonasera, buonasera, buonasera. Ciao ragazzi, non ci devo andare un po'. Buonasera a tutti. Sono qua, come non ci sono? Gioco come non ci c'è. Sono? Ma sì, che sono c'è. Qua, sono qua, sì, certo. Sì, certo. Ma non mi si sente? No. Subito così pronti via? Mi no. Si sente? Prova, certo prova. Che si sente. Certo, sì, sì, certo, sì, sì, certo. Certo. È tranquillo. Allora, questa sera, ragazzi, abbiamo il piacere di ospitare la prima tappa di questo bel campionato. Per la prima volta per noi su Assetto Corsa competizione, che è completamente un altro gioco rispetto a Gran Turismo al quale eravamo abituati. E, i ragazzi di Five Racing e i ragazzi di Formula Racing Italia ci hanno contattato e avevano piacere di mandare in live questo loro campionato. Noi ci siamo felicemente offerti. E, avremo delle piccole news. Abbiamo cambiato un po' le dirette nostre, ultimamente abbiamo avuto un po' di, come si può dire, sì, problemi, cioè vari ed eventuali. Abbiamo avuto criticità a livello tecnico, tecnico stiamo, esatto. Stiamo cercando di anche fare un po' di restyling adesso, piano piano vedrete sempre roba nuova. E va bene, questa sera si vedrà appunto questa gara su Monza con le GT3 Steph, so che tu sei ferrato, di 60 minuti, avremo anche una qualifica molto veloce di, se non ricordo male, 15 minuti. Oddio. Sì, 10-15, sì. E poi insomma andiamo a gustarci anche con la doppia cam, la doppia inquadratura, sia la nostra sia quella di Number 6, andiamo a gustarci poi anche un po' la doppia cam, dove e come possibile, insomma andremo a vedere. Ho abbassato la music, ditemi se è troppo alta. Quindi questa sera Monza, conosciamo tutti, il tempio della velocità, almeno lo era tempo fa, poi sono nate delle piste un po' più veloci nel mondo, mi sembra che insomma alcune abbiano battuto il record sul giro di velocità media di Monza, almeno prima è una delle più veloci comunque. Esatto. E, questa sera appunto, questo è il calendario delle gare ragazzi che andremo a trasmettere. Questa è la prima, poi tra una settimana abbiamo Brands Hatch, dopodiché il Paul Ricard, poi Spa, Misano, non mi ricordo quale delle due sarà una Endurance, poi avremo il Nürburgring, Spa sarà una Endurance, poi abbiamo Misano, appunto Nürburgring, e Barcellona a chiudere il tutto. Ed è incredibile che non ce ne sia una che ci faccia cagare, Gianluca. No, sono tutte belle, no, le piste sono tutte quante belle. Questa sera qui con noi c'è anche il buon Dodo, che partecipa per la prima volta in assoluta a una gara su Assetto Corsa. Dopo i buoni risultati di Gran Turismo si è dedicato un pochettino ad Assetto Corsa, ha detto ma sì Gianlo, a me piace guidare e noi lo facciamo guidare. Un salutone a Formula Racing Italia 2023, ciao ragazzi, benvenuti, bella, salutiamo bella. Tutti quanti i ragazzi già in chat e poi anche i piloti che, Number 6, correggimi se sbaglio, ma sono già lì che si danno battaglia, insomma sono in prove libere, quindi tu hai sotto controllo anche quando eventualmente partono qualifiche e quant'altro? Dovrebbe essere 1:20 alla fine delle prove libere e fra un po' quindi si partirà poi con le quali. Perfetto, quindi possiamo ancora tergiversare in due chiacchiere. Intanto ringraziamo anche noi pubblicamente i ragazzi di Formula Racing Italia, che sono appunto coloro che hanno ideato e portano avanti
la direzione di questo piccolo campionato, piccolo tra virgolette. Ci saranno un sacco di piloti in pista, quindi per i ragazzi che con noi ci seguivano, buonasera Manuel, per i Bello. ragazzi che ci seguivano ed erano abituati alle lobby piccoline di Gran Turismo, questa sera sarà anche una prova di forza per noi, per riuscire un po' ad acchiappare tutto quello che accadrà in pista, perché ci saranno oltre 20 piloti. Sarà un piacere, sarà molto interessante, ci sono diverse categorie. Adesso provo ad andarle a spulciare, ragazzi, le categorie, vi dico anche un po'. Ci sono tre tipi di categorie. Avremo dei piloti pro, dei piloti silver e dei piloti AM. Quindi all'interno della stessa lobby ovviamente ci saranno probabilmente delle forze differenti. E ciò non toglie che basta comunque mettersi nelle condizioni di farsi la propria gara. E come dico sempre io, e come ho sempre detto, quando c'è il pilota dietro che ti sta attaccato da 3-4 curve e non si sgancia, vuol dire che ne ha di più. Spostati e fallo passare, no? Oh Six, yes, sono sempre d'accordo con te. Ricordiamo anche che ci sono le wildcard. esatto. Abbiamo anche un numero Non è proprio una categoria, indecifrato, però sì. esatto, Queste perché saranno tutti quanti piloti che non appartengono a nessuna di queste due tre realtà. categorie. Ah Esatto. sì, io delle due Sì, scuderie, credo scusa. che non siano tutti quanti piloti delle rispettive scuderie che partecipano a questo campionato, quindi sono persone che sono state invitate e quant'altro. Assetto Corsa è un gioco completamente diverso da quello che abbiamo visto su Gran Turismo, quindi c'è l'assetto libero in queste condizioni, di conseguenza è tutto molto più complicato. Lo stesso Dodo, che voi avete visto girare molto bene, mi ha proprio detto è molto più bello e anche molto più difficile, quindi sono anche curioso di vedere un po' il battesimo di Dodo questa sera come sarà. Ma certo, noi ci divertiremo sicuramente, Manuel. Voi pensate a divertirvi a correre, che andremo alla stragrande. Intanto io passerei in pista, Six, cosa dici? Vai, 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 vai. Vai, vai. Allora, andiamo un pochettino in pista. Io a questo punto cambio soltanto lo Green schermo. light, green light, go, go, go. Ciao Nilo intanto, benvenuto anche a Nilo. Allora, la dashboard ovviamente, ragazzi, qua è completamente diversa. Io andrò su guida, in realtà non sono su guida, sono su modalità spettatore. Poi non so se si può andare, se può nascondere un po' di cose che all'interno, dopo dell'avvento della lampada, nascondere tutte quelle che sono le informazioni in realtà. Troppo alto l'audio del gioco, perfetto, grazie Steph. Lo abbasso un pochino. Io lo sento, aspetta, mi sparo in cuffia anch'io. Ok, così sento che si ci do anche una chiusa alla musica. Siccome adesso, ragazzi, non ci si sente. Secondo me puoi abbassare ancora un pelino. No, adesso ci si sente, ma prima era veramente molto alto, sì. Ok, ho abbassato. Ok, qualifiche pronte. Allora, qualifiche pronte. Noi adesso dobbiamo soltanto riuscire a capire un attimino. Stanno già partendo, sono già partite le qualifiche, eh? Sono già queste? Ah, Sì, ci perfetto, dice in perfetto. alto qualifiche. Cos'è? Allora, quindi sarà molto difficile per noi un attimino riuscire a capire come prendere. Adesso andiamo in su. Perché non abbiamo una classifica vera e propria di chi è davanti adesso al momento. No, puoi fare però se vuoi option, tasto option o tasto start, Sì? torna ai pit, Sì? confermi di tornare ai pit e ti vai a prendere il primo che Ah, ok, eccolo qua. In questo della caso è classe. F1 MD Tex. Noi Sì. non conosciamo tutti quanti i ragazzi. Poi devo tornare su guida, giusto? Sì? Sì, No, mi ha rimesso esatto. su chi cazzo voleva lui. Perfetto, Va quindi bene, va perfetto. bene così. Allora, abbiamo però i distacchi. Io credo che adesso noi abbiamo i distacchi dei tempi, ovviamente, su quelli che sono i ragazzi davanti e i ragazzi dietro. Sono i distacchi reali in pista, quelli che vediamo in basso a sinistra. Per semplicità, ragazzi, non per patriottismo, io non li scala neanche uno per volta. Tanto c'è una bandiera bianca. Sto cercando di acchiappare il primo che mi partirà e mi farà un giro pulito. Se non è un bugiardo il gioco, dovrebbe essere proprio F1 MD Tex Esatto, ma 2894. io stavo cercando di arrivare a lui e non riesco a selezionarlo perché me li cambia completamente in maniera casuale. Quindi proviamo un po' così, torna ai pit, vuoi tornare al garage? Conferma. Io vorrei riuscire tanto tanto a vedere lui. E niente, non gli piace. Eccolo qua, ci siamo.
Lui mi tiene non Zdenek, invece sì, mi tiene l'inquadratura su Zdenek, non mi tiene l'inquadratura su Tex. Non so, anche a me le zompa le inquadrature, eh? Ok, quindi non sappiamo come riusciamo. Allora, rimaniamo un attimo su Dodo giusto per capire un pochettino se riusciamo per... Allora, Dodo ha scelto di correre con l'M4, in pista avremo M4, poi vedo altre vetture che possono essere l'altra BMW, credo che sia... Non saprei. Allora, quale. Io dovrei avere una lista qua, sì. Però non vorrei dirti neanche cavolate. Vai, dovrebbero sentiti libero. Allora, ci dovrebbero essere l'R8 Audi. Sì. E ok. Poi, vai su guida e scegli pilota, mi dicono. Vado su guida e scelgo il pilota. Esatto, che è quello che abbiamo appena fatto, tra l'altro. Quello che ho provato a fare, ma me li saltava. Tipo, se io seleziono... Sì, ragazzi, quello che sto facendo, però vedi, mi salta da un palo in frasca, non me li segue in base sulla linea che ho io lì sotto. Allora, io volevo rimanere... Oh, adesso ci siamo qua, perfetto. Te, li fa te lo fa fare? Adesso siamo su Formula 1 MD Tex. Voglio andare a vedere un pochettino. Ciao Nilo, intanto. Buonasera a tutti, ragazzi. I piloti, sì, ma prima mi stava saltando da un pilota all'altro, senza seguire l'ordine che aveva qui in basso sulla sinistra. Comunque, allora, l'ultimo giro di questo benedetto ragazzo, con questa livrea gialla e blu, è stato di 1.49.9, quindi presumo che sia già un ottimo tempo, a giudicare da quello che sono riuscito a sbirciare in questi due giorni, è già un buonissimo parziale, quindi credo che Tex in questo caso possa essere sicuramente uno dei piloti che potrebbero ambire alla pole position in questo caso. Adesso continuiamo, rimaniamo su di lui e poi andiamo a fare un giro. Sì, tu, se hai snocciolare modelli auto e quant'altro, sentiti pure libero. Allora, vedo una Ferrari intanto, abbiamo okay. Anche una Bentley, Aston Martin, la McLaren. Intanto Nilo ci dice dalla chat perché ci sono effettivamente due classifiche diverse. Ecco, vedi, questo è anche uno dei motivi per i quali noi invece diventavamo scemi. Questo flicker così del nome, finché non arriva qua, l'abbiamo già visto, quindi non è sì. Preoccuparci, fa parte proprio del gioco. Intanto, in basso a destra, per chi non conoscesse il gioco, ragazzi, abbiamo tutta una serie nell'HD. Ci sono acceleratori che possiamo goderci la parzializzazione. Poi c'è il TC, credo che sia il traction control, ed è impostato a 4 su 10. Voi siete liberissimi di mandarmi a cagare in chat se sto dicendo cagate. Poi abbiamo, ovviamente adesso andrà a frenare, quindi ecco lì, vi godete la frenata, dove c'è un ABS a 3 su 10, il livello, presumo, e poi è un bilanciamento al 52,7, credo che sia sull'anteriore, e poi delle mappe di potenza che vanno dalla 1 alla 8. Correggetemi pure, ragazzi, se sbaglio. Intanto chiude in 49,5, migliorandosi di qualcosina il buon Tex. Adesso continuiamo, andiamo in giù, vediamo un attimino se riusciamo a capire un pochettino. Quindi subito dopo Tex, il secondo potrebbe essere Cainaro in questo caso? No, è Zdenek Vortel, okay. A 2 centesimi. Io te li sto guardando direttamente dalla griglia tornando ai pit, almeno così non impazziamo. Possiamo anche provare a vedere se effettivamente riusciamo a vederli, se tu tieni la griglia. Tutti nella griglia inquadrata, io rimango qui. Vai. Proviamo un po', andiamo in split, ragazzi. Perché questa sera abbiamo anche la split. Eccola qua. Se lui si tiene quella, noi diciamo... Oh, critico basilico 83. Ciao, buonasera e benvenuto. Forse io per voi è piccolo, critico balistico. Avevo letto critico balistico. Un saluto. Da BRC. Grazie, ragazzi. Ciao, ragazzi. Allora, se noi facciamo così, tu hai sotto controllo sicuramente quella che è effettivamente la classifica reale. Ottimo. Sì. Quindi puoi darmi delle dritte. Però io vorrei capire come faccio per andare a cercarmi il pilota, tipo il secondo in questo caso. Vado su guida e vado a cercarmi... Conferma, vado a cercarmi... Cioè, Antonio Perlanera mi dà come secondo, giusto? Corretto? Esatto. Ok. Corretto. E vado su guida, me lo farà mai vedere? No, mi ha messo Andrea Demi. Va bene. Allora, su guida e mi scelgo il giocatore. Niente. Devi andare nella schermata del collega. Ok, quindi devo fare proprio... Torna ai pit, ragazzi. Sì, conferma. Vado qua. Da qua... Lui cosa mi fa fare? Mi fa selezionare il pilota e poi vado su guida, corretto? Ragazzi, lo devo imparare anch'io, è la prima sera che mi metto a fare la regia. Intanto abbiamo un Dodo in 12ª posizione, distante 1 secondo e 6 dalla testa. Sì.
Mi confermi, Six, che se facciamo così, ok, prima da qua devo selezionare il pilota e poi andiamo. Quindi andiamo a seguirci intanto Antonio. Andiamo a seguire Antonio, vediamo un pochettino se va a migliorare, se va a guadagnare qualcosina. Ok, ragazzi, allora inizio piano piano inizio a capire, piano piano inizio a capire. Quindi il cambiare pilota da qua effettivamente qui in questo contesto diventa difficile scalare il pilota. Tanto trova un po' di traffico Antonio, quindi non credo che riuscirà a migliorare se stesso in questo frangente, infatti rallenta e cercherà di prendere spazio dagli avversari per provare a lanciarsi ora e avere infatti una bandiera bianca davanti. È un bel gioco Fabrimello, sì, un gran bel Sì, gioco, molto bello. No, tanto rientra, prime tre rientra, sì. posizioni Tutte BMW, BMW. Che modello di BMW? Vediamo un eh? po', Dovrebbe il essere numero. l'M4, Non credo. M4, M6, Forse questo credo che sia l'M6, sì. l'M6 e l'M6. Allora, proseguiamo, andiamo un pochettino ancora in pista. Andiamo a seguire il nostro amico Manuel, che non riusciremo mai a vedere. Adesso ce l'abbiamo dietro Andrea Demi. Andrea Demi, ragazzi, che poi io ve lo posso far vedere anche questo bell'uomo di Andrea Demi. Qua non l'ho messo. Aspetta un po'. Faccio una modifica al volo, ragazzi. Faccio una modifica al volo, vediamo se riesco. Demi quinto, tra l'altro. Oh, Killua sesto con l'Audi. Vai a vedere, il buon Andrea Demi, eccolo qua, che adesso qui non si vede bene, ce l'avete lì. Un bel signore, un bel pelatone, un bel numero 68 con il suo BMW. Che posizione è adesso? In quinta? Ottimo, Demi è in quinta, sì. seguiamolo allora, andiamo a vedere. Con il suo ultimo in 49,8, quindi un gran bel girare. Distante dalla vetta, quanto? Non Dove? moltissimo, non moltissimo. 147, 0147. Stavo Ottimo. controllando Dodo che è scivolato in sedicesima, 1635. Ok. Intanto Martina Gattara 97, vai Killua, mi sa che è la signora Killua lei. Buonasera. Buonasera, buonasera Martina, buonasera. Allora, andiamo a vedere un pochettino. Andiamo su, andiamo di là, di nuovo su Tourney Pit. Andiamo a vedere un pochettino se c'è bagarre dietro, perché noi non abbiamo ovviamente le due classifiche, o meglio, ragazzi, aiutateci un attimino. Le due classifiche sono sì quella abbiamo visto AM, sia quella Silver, sia quella effettivamente Pro. In ogni caso sono tutti buttati insieme, ma hanno tutte le stesse vetture, quindi diventerà difficile. Io voglio andare a vedere Free Urban Hawk perché è l'unico che ha una Honda. Eccola qua, quella NSX. E niente, È vero, me lo sono perso. è Porca vero, ce l'ho. puttana Ma maledetta. non sempre prendono non sempre prendi i comandi, questa non è colpa nostra, ragazzi, Eccolo qua, volevo purtroppo. andarlo a vedere. Qua, lui. Assetto Voglio andarmi a corsa anche vedere lui. lui. Voglio andare a vedermi lui. Urban Hook, Esatto. Quindi fammelo andare a l'uncino vedere. E urbano. guida. Niente. Non te le fa vedere. No, Se non me non lo. vuole, non Non vuole, vuole non farmelo vedere. rompere. Non vuole Che farmelo cazzo. vedere. Niente. Dai, ci Lasciamolo provo così. io, guarda. L'ho Ce l'hai selezionato, tu. faccio guida. E mi ha dato Diego. A posto. Ok, quindi cambia il colore dal numero. Quindi abbiamo un'indicazione dalla regia che Ah, i rossi sono gli AM, allora? Pro Silver AM cambia il colore del Sì. numero. Sì. Bianco sarebbero, credo, i Pro. Pro. Sì. Grigio sono Silver. i Silver, effettivamente, e rosso sono i ragazzi del AM. AM. E poi abbiamo le wildcard, che invece l'unica cosa che so che sono tutte le vetture bianche. Quindi tutte le vetture bianche con livrea completamente bianca sono le wildcard. Intanto Andrea non si migliora. Buonasera, Grazie buonasera di follow, Got. ragazzi. Buonasera Got, buonasera Mauro. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti questa sera nella prima tappa del Free Five su PS5 Assetto Corsa competizione a Monza E con la GT quindi, Rally. allora, per adesso come wildcard abbiamo sicuramente il Dodo. Sto cercando, Certo. Abbiamo eh. E Dodo. basta, No, basta. no, 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 ce ne No, deve essere più di scusami, uno. Sì, Super sì. Esatto, SP100, mi sa. ce n'è più di Che uno, ce tra n'è più l'altro è di uno. primo in questo momento. Attenzione, andiamo a vedere subito. Andiamo a vedere. Abbiamo un Super SP100, sì, Ah, davanti. anche dalla chat ci dicono Super SP. Eccolo qua. E niente, raga, io l'ho fatto quello che mi avete detto voi, ma mi manda sempre su un altro cazzo di pilota che non è quello che ho selezionato io di guida. Come mai? Sono scemo io, che la cosa è probabilissima. Cioè, io ho fatto guida, ok? Vado su guida e niente, mi manda indietro. Però se io invece ho tenuto così, qua me lo fa vedere. Qua così me lo fa vedere, eccolo qua. Però poi
ci dobbiamo tenere per forza questa roba davanti, se lo volessi vedere. Grazie Fra, grazie mille Fra. Adesso di nuovo il tornato davanti, Antonio la perla nera, 49-0, ottimo tempo. Secondo c'è Zdenek Vortel. Terzo 49 il0. ragazzo Super SP che stiamo appunto seguendo qui. Io vorrei capire perché poi Non ce da l'ho qua fatta io non mi fa vedere. più vedere, non mi fa più tornare sulla schermata di prima. Madonna, ma Questa come cosa la dovrò mai? capire anche abbastanza in fretta. Chiudi e niente, mi rimanda su Demi. Ragazzi, questa cosa mi sta facendo tiltare. Vi dico che sono scemo io perché lo so che sono scemo, altrettanto vado in difficoltà. Andrea Demi è nono. Oh la Fatality. Madonna, intanto delirio. Ciao, grazie mille per la sub, Deli. Sì, grazie, ma grazie Due mille. bei pezzi di Quello, fica in campo. sicuramente. Hotline bling. Quindi abbiamo tutti questi rossi in fondo e noi io testa bianca, giustamente. Ricky Marro, buonasera Ricky, benvenuto anche a te. Buonasera a tutti ragazzi. Io mi stavo andando con un po' cercare di capire. Intanto abbiamo Palombi Francesco su una McLaren Senna. Ottima vettura, almeno su Gran Turismo abbiamo visto un piccolo errore, la prima variante per in fondo a rettilineo. Lì se sbagli la staccata, ho provato a girare un pochettino oggi, effettivamente è completamente un'altra roba. Da un giro all'altro non è molto complicato, non è tanto meccanico come gli altri. Poi abbiamo Giuseppe, il GU 7419 su una 430 credo che fosse, un 458, 458, sì. Poi abbiamo i ragazzi, c'è Hondo su Aston Martin, se non ricordo male, se l'ho vista bene, sì. Poi abbiamo Black Opinion Julian su BMW, Cricchetto su Audi, su R8. Col volante imposti i tasti visuale. Ma raga, il problema, adesso io i tasti li abbiamo guardati oggi pomeriggio, Il problema è che io adesso sono qua, ok, seleziono tipo free il Gala 87, che è i box, quindi niente, seleziono Dodo. Voglio andare a vedere lui, quindi vado, torno su guida, ok? E mi rimanda su Andrea Demi. E non ho capito perché questa cosa. Questa cosa non l'ho proprio capita. Magari lo fa solo in qualifica perché si cambiano i tempi e quindi li prende per 7 ore, magari. Non Di, lo sto so. sparando. Non lo so, Sto quello non lo sparando so, non lo completamente a saprei. caso. Neanche io. Allora, rimaniamo su Antonio, che al momento è ancora primo. Vediamo se va a migliorarsi ancora. Non lo so, questo in effetti non lo capisco. Perché poi queste, le visuali da qua, sta bene, le abbiamo cambiate. Abbiamo visto che niente, che poi siamo tornati su un altro pilota. E poi ritorniamo lì, su Antonio. No, su questo vi dico che, ok, su il fatto del non mi faccia, poi sul PS5 c'erano ancora dei bug. Perfetto. Ce ne sono parecchi, Nido, anche Diversi. perché di oggi è la seconda volta che mi crasha perché vado avanti Ciao, in ciao, un po' 3. intanto, benvenuto anche a te questa sera nella prima tappa del Free Five su Assetto Corsa Competizione. Intanto, quanto manca alla fine? Abbiamo terminato le qualifiche. Qualifica, terminata. Quindi Tempo d'attesa massimo 1,32. andiamo a vedere un attimino. Quindi si sono chiuse con Antonio che dovrebbe aver siglato la pole position. Ragazzi, chiedo scusa se ci siamo persi lo scadere, ma in questo momento sono anche distratto da altro. Tipo che non riesco a vedere quello che vorrei farvi vedere. Comunque, vediamo se prende. Sì, lampeggia. Ha preso bandiera a scacchi, l'hanno già esposta al giro prima. Quindi, il buon Antonio, pole position, pole man di questa prima tappa a Monza per quanto riguarda il Free Five. Poi abbiamo Zdenek Vortel, eccolo qua, già i box, Super SP, wildcard. E la sessione è conclusa, infatti. Poi abbiamo F1 MD Tex in quinta, Manuel in sesta. Il Gala 87 in settima, Dodo inspiegabilmente in ottava, Edoardo nono. Quindi nella top 10 Dodo per la sua prima gara. Complimenti, complimenti. Ciao Mirko, benvenuto. Non abbiamo assolutamente abbandonato Gran Turismo. Gli amici del Five e gli amici di Formula Racing Italia ci hanno chiesto di poter fare anche le live del loro campionatino, che sono 7 tappe. Iniziano questa sera, Mirko. È molto più complicato e molto più complesso rispetto a Gran Turismo, lo stavamo appunto dicendo. Però effettivamente ci stiamo affacciando anche qui. Quindi abbiamo poi in decima posizione Andrea Demi, in undicesima Aurelio, poi c'è Pierre in dodicesima, Pachi in tredicesima, Angelo Lusch in quattordicesima, Pintax 76 in quindicesima, Marcello, Free Marcello e Free Chiappino
Chianaro in sedicesima e diciassettesima, Hydra Rudigno in diciottesima, Free Hurbanuk che aveva la sua bellissima NSX in diciannovesima, Cricchetto in ventesima, Black Coppino in ventunesima, Oscar Hondo 22esima, Deren Zil 23esima, Gui Giuseppe 24esima, Palombi Francesco 25esima, Flash in 26esima e io è ultimo e Number Six penultimo. Il mio best personale è 51 e 1. A casa vostra siete sempre tutti bravissimi. Quando poi si tratta di correre con gli altri, bisogna. No, vabbè, però è stato onesto. Ha detto sarei sedicesimo, non è che ha detto minchia. Facevo mi ero perso, mi ero perso il primo. Partirei sedicesimo. 51 e 1 sarebbe. Ok. Io non credo di non aver finito neanche un giro oggi, quindi probabilmente sarei NC. Allora, adesso Mirko, intanto io ti faccio i complimenti perché l'altro giorno mi sono guardato un po' della prima IMSA, della prima tappa e tanta roba, fighissimo, molto bravi come al solito. I ragazzi del DC Team di Gran Turismo 7, andate a seguirli e li trovate praticamente, loro hanno anche creato un secondo canale sempre che fa vedere delle cose diverse rispetto alla diretta classica, quindi molto molto figo. Dai a Pier intanto, Pierma92 ci dice, allora il buon Pier è dodicesimo, quindi si sta affacciando alla top 10, il buon Pier distante di un secondo dalla pole, e comunque sono tutti lì, i distacchi non ce ne sono enormi, adesso andremo a vedere anche poi in gara, attenzione perché fino al diciottesimo, aspetta che sennò ero rincastrato qua, mi sono rincastrato qui. Annancio. Adesso guida, andiamo su Super SP, perché siamo su Super SP? Vedi che non me li fa cambiare completamente come cazzo vuole lui, porca puttana. Ciao ragazzi. Beh, tu almeno sei riuscito a fare guida. Io sì, ho fatto guida, ma sono sul il secondo e non sono sul primo. Forza Urbanook intanto, Formula Racing Italia 2023, ottimo. Tanto stanno per partire ragazzi, io non vedo assolutamente nulla per quanto riguarda numeri. Ciao Cugi, ciao Gilbe. Grazie Gilbe. Raffo, non gufare come al tuo solito minore di tre. Io non ho gufo, ragazzi. Noi non è vero. Abbiamo imparato che dobbiamo stare zitti e non diamo nulla per scontato. Inizio sessione tra un minuto, quindi io posso anche provare a fare esci e rientrare, o no? Questa cosa mi tilta, guarda, vedi? Io lascerei stare. Passo. Ma tra l'altro sto cercando di capire anche se segue una sequenza numerica, e non segue una sequenza numerica, questa cosa mi dà ancora più fastidio. No, infatti io non lo so perché io cambio. Ecco, siamo sul poleman intanto, sono riuscito ad acchiappare il poleman, non passa assolutamente dal primo al secondo, va completamente a caso. Intanto abbiamo anche un piccolo spoilerino. Stasera abbiamo ovviamente la Red Bull Scam, lì sotto in basso a sinistra c'è il buon Dodo che sta correndo qui in negozio. Ciao Dodo, bravissimo. Ciao. Bravissimo, sulla postazione Red Bull. E andiamo a vedere, a tirare un pochettino un po' su il tutto. Cambia l'elenco, come faccio a cambiare l'elenco? Con la Y, col triangolo non posso cambiare. Quindi col triangolo, non lo fa solo selezione visuale col triangolo, non possiamo cambiare l'elenco. Non so come si fa a cambiare l'elenco, non mi dà altre opzioni, controlli, non mi dà altre opzioni assolutamente, col volante che non abbiamo collegato non ci fa fare altro. Ma non vorrei mica che ci voglia il volante per cambiare da persona a persona. Non credo proprio, intanto sono partiti. Buonasera KGB Joker, madonna, che nome importante, partenza lanciata ovviamente, quindi abbiamo... Devi usare il pad, sono sul pad, ragazzi. Sono sul pad, ma come vi dicevo, non mi fa scalare. Cioè, tipo c'è Antonio, io volessi scalare su Zdenek che è il secondo. Se schiaccio L2 o R2 non mi va lì, mi va a prendere il 14esimo. E quella è la difficoltà che stiamo avendo in questo momento. Però non importa. Intanto, gustiamoci la partenza, ragazzi. Sono per partire, eh? Antonio guida le fila. Abbiamo un'ora di gara, ragazzi, quindi staremo a vedere anche un po'. Per quello che riguarda i consumi e quant'altro. Ciao, ciao KGB, ciao intanto. Verde, 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 sono partiti, partito molto bene Antonio. Zdenek alla sua sinistra, Antonio ha già del margine, quindi credo che dovrebbe riuscire a mantenere la prima posizione, perché è partito molto bene. Zdenek invece all'interno è attaccato in questo frangente da
Diego che infatti lo sorpassa all'interno, alla prima variante. Attenzione che può rispondere Zenek. No, in terza, rimane lì. Diego, ottimo spunto in partenza e va via. Poi abbiamo in quarta posizione c'è Super SP che va già ad incalzare mentre Antonio prende già del margine nel primo settore. Quindi abbiamo subito dopo, poi c'è, aiutami Essex, se tu rimani un po' più indietro, aiutami a vedere se c'è poi bagar dietro. Sto guardando l'onboard di Dodo, Poi che è abbiamo sopra la Manuel in quinta stessa posizione. posizione, Manuel in quinta posizione, abbiamo Dodo in sesta, c'è cioè già Dodo in sesta, quindi è quello lì che si fa vedere. Adesso io proverò a scalare un soltanto pilota. Io non ho toccato niente, è andato da solo su Dodo. Mi metto completamente, io non ho toccato nulla, io non l'ho toccato, hai cambiato tu. Io No, no. non ho toccato niente. Niente dietro, un incidente dietro intanto per Oddio. Pier, no, Pier è andato fuori, si è girato Pier fuori. completamente, Pier fuori, vedo un altro lungo là dietro, Fricchianaro infatti rimane indietro, abbiamo visto Pier che ha sbandato, uscito, adesso siamo in ottava qui con Tex, eccolo qua, dietro di lui c'è stato un patatrack, c'è Aurelio in nona, Black Opino in decima al momento. Pier scivola molto indietro. È scivolato molto indietro, intanto Diego in seconda. Davanti Antonio ha già del margine, ha già rifilato più di un secondo e sette di vantaggio sulla seconda posizione con l'Audi. E Zdenek dietro, dopo una partenza comunque un pochettino lento, adesso sta provando a farsi vedere, a farsi sotto con la sua McLaren Senna. Vediamo se sul rettilineo con l'effetto scia si farà vedere qui in fondo rettilineo. Si farà la staccatona Diego, prova a coprirsi un po' verso l'interno, no, rimane in traiettoria. Sicuro dei suoi mezzi, quindi mantiene la seconda posizione ancora, mentre Antonio comodo inizia a volare via. Qui davanti si è creato già un piccolo gruppetto con Dodo già in sesta posizione, in risalita completamente, prima volta che corre questa sera sul setto corsa. I complimenti a Dodo da parte del Phoenix Racing Team. Andiamo a vedere dietro come siamo messi. Splitto, tu sei un po' più indietro. Io sto guardando dal pit giallo. Dalla pit c'ho tutti gli onboard e li seleziono uno a uno, quindi se vuoi ti faccio vedere da qua perché è No, molto più tu comodo avvisami per se vuoi dietro, se c'è movimento, se vogliamo dare notizie su Pierre, me. se c'è qualcosa. Pierre è sfilato 22esimo È filato dopo l'incidente. 22esimo, quindi ha coinvolto anche altre vetture, ho visto, mi sembra. Mi sa, forse sì, è Andrea Demi pit. Pittato subito, quindi ci Pittato saranno subito Andrea dei Demi, danni per Andrea, quindi. probabilmente. Intanto Antonio qui mette praticamente già oltre 2 secondi il vantaggio di Antonio, che è partito a tuono, ma ricordo che la gara lunghissima, ragazzi, sono 50-60 minuti, quindi bisognerà anche riuscire a gestirla. Io provo a cambiare un pochettino. Siamo in una posizione su con Tex qui dietro, che sta rincorrendo Aurelio. Tex ci sembrava che nella prima fase di qualifica potesse averne di più, Sta andando molto forte. Insomma, siamo lì. Non sappiamo le gomme, ragazzi, in chat. Se voi volete aiutarci per quanto riguarda le mescole, se c'è un cambio obbligatorio di mescole, quello io me lo sono fumato per quanto riguardava le regole. Intanto procede molto lentamente Monogomma. Chiaianaro, come mai procede così lentamente? Avrà picchiato, avrà dei danni. Intanto Super SP mentre guida ci manda dei cuori, bravissimo, nel senso che è riuscito a farlo Ma come così. fa? Intanto vediamo l'anteriore destra, l'anteriore destra, l'anteriore sinistra, credo che abbia avuto grossi danni all'avantreno Chiaianaro, quindi Demi intanto sta uscendo ora dai box, esce ora dai box Demi, quindi si ritrova praticamente in ultima posizione al momento. Sì. Dodo si sta facendo coraggio, come al suo solito rimane lì tranquillo, si piazza dietro qualcuno e impara le traiettorie. Le gomme sono sempre quella mescola, perfetto, quindi monogomma, molto interessante questa cosa. E la durata varierà in base anche un po' alla capacità dei piloti di farle durare di più o di meno, insomma, presumo. Slick e bagnato. Ok, grazie ragazzi. Perfetto. Intanto Grazie proviamo a mille. muoverci dietro. Antonio continua a mettere vantaggio su Diego, che al momento è lì, tallonato sempre da Zdenek, ma come dico sempre, non si vince mai con 3 giri. Intanto Nico Civ2, benvenuto, benvenuto, buonasera anche a te, buonasera, benvenuto. Ti sei perso i primi 5 minuti di gara. Magari appena partita, siamo a Monza, prima tappa, abbiamo Antonio per la nera davanti con un buonissimo vantaggio. Dipenderà come è impostata la gara. Grazie. Prima volta, si è inquadrato un attimo Edoardo, non mi fate un piacere. Guarda Nico, avrei molta voglia di poter scegliere io
chi inquadrare a piacimento, ma ti faccio che è una promessa che proviamo a cercarlo. Allora, intanto abbiamo Flash. È stato appena superato da Cricchetto, esatto, il nostro attenzione, Eduardo. Attenzione, Pintax. Attenzione, perché abbiamo Pintax che sei in attacco pieno su Flash. Vediamo se all'interno, qui in fondo, si butta dentro. Flash ne ha di più. Si difende, si difende Flash lì. Vediamo se Pintax dietro col Ferrarino magari adesso gli andrà a riprendere tutta quanta la scia. Andiamo a vedere in fondo su alla variante se si fa già vedere. È già praticamente appaiato sul rettilineo. Ne ha di più Pintax adesso, è all'interno, quindi passa agevolmente Flash che gli ha lasciato non la porta aperta, proprio il portone, gli ha detto entra pure. Attenzione Flash, no! Un errore di Flash proprio sulla sulla variante di fondo. Marcello su Edoardo. Lungo Marcello. L'ho visto? Rientra in pista Edoardo. No, Blecopino rientra davanti. Occhio perché avevo visto un altro lungo che forse era Blecopino. Blecopino è davanti ad Angelo, dietro di lui abbiamo Rudigno, Idra e poi c'è Cricchetto in tredicesima. Sì. Che era stato coinvolto proprio lui con quel lungo che abbiamo appena visto. Cricchetto quindi si mette all'inseguimento subito di Idra con la Idra ha una Bentley, non pensavo neanche che... Ma non fanno solo i cancelli quelli delle Bentley. Ma la Bentley ma pesa 30.000 kg pesa, più degli altri. Pesa una pesantissima. Intanto Super SP in quinta, Dodo sempre in settima. Poi abbiamo Aurelio. Due wildcard nelle prime 10. Sì, esatto. Poi abbiamo Edoardo, eccolo qua. Era lui che voleva. Eccolo qua. Sì. No, siamo su Edoardo. Eccolo. In quattordicesima posizione ed è alla caccia di Cricchetto. Distante al momento un secondo e mezzo da Cricchetto. Andiamo intanto alla macchina danneggiata. Quindi anteriore sinistro e cofano per lui danneggiato. Ragazzi, incide sulle prestazioni ovviamente il danno a livello aerodinamico in questo caso come su Gran Turismo. Immagino proprio di sì, dai. Intanto leggo una cosa che pensavo di non dover mai leggere. La Bentley su PS4 è la più veloce. Mamma mia, non... Bene. Intanto Super SP molto vicino a Killua, quinta quarta posizione. Andiamo a vedere se riusciamo a chiapparli. Adesso subito sono alla chicane. Rudigno, anche Rudigno su Aurelio. Si fa vedere, è un missile sul rettilineo la Bentley. Infatti agevolmente supera proprio Aurelio e va a caccia di Angelo in una posizione per il momento. Com'è possibile? Attenzione Aurelio all'interno, ma cosa ha fatto lì? È andato dritto, mamma mia, no, ha preso completamente Blecopino, il punto di staccata è andato dritto, kamikaze pieno, sicuramente un errore di Blecopino, sicuramente ha mancato completamente il punto di staccata, forse arrivava troppo forte per l'effetto scia. Intanto Aurelio, a questo punto Aurelio all'esterno, che diventerà poi a sua volta interno, ma rimane dietro la Bentley, un siluro, è un missile, mi mangio quello che ho detto prima. Incredibile. Sembrava un cancello, invece salta completamente sopra i dossi. Se ha la macchina danneggiata hai finito, devi fermarti per forza, ci dicono intanto. Ok, allora probabilmente chi sta continuando a gareggiare con la vettura danneggiata probabilmente non ha tutto questo danno. Intanto questa è una bella sfida tra Idra e Aurelio, perché sì che ne ha di più la Bentley sul dritto, ma non mi sembra andare così. Intanto là dietro di nuovo un errore per Blecopino di nuovo, quindi Edoardo e Cricchetto volano via, ha perso un sacco di posizioni. Allora proviamo un po' Edoardo, poi siamo finiti in ventesima completamente, secondo me perché hanno messo le categorie diverse e lui salta la categoria, non so cosa dire ragazzi. Intanto abbiamo Marcello in diciottesima, poi abbiamo Zdenek e siamo tornati in terza, dalla diciottesima siamo risaliti in terza. Non so perché faccia questa cosa qua. Anche la prima, ragazzi, anche la prima, quindi sicuramente troveremo poi delle soluzioni alternative. Oggi abbiamo provato anche a installare a collegare la tastiera per provare a inserire delle shortcut migliori, ma non gliene frega assolutamente niente alla PlayStation 5. No, la PC sì, ma da PlayStation 5. Ci puoi fare che cosa vuoi. Tanto comunque Diego è passato davanti di Stanley che se l'è legata praticamente al dito, se non all'orecchio, perché si è fatto uccellare così in partenza da Diego e al momento Diego ne ha ragione perché rimane davanti. Intanto è sempre lì. Io Dodo sta perdendo già un pochettino di contatto in questo momento dalla settima, ha perso un po' di contatto, quindi effettivamente
probabilmente davanti hanno messo la marcia in più e stanno andando via, stanno girando molto bene. Intanto, oh, attenzione! Ah, Urban Hook, un errore, quindi in questo momento viene doppiato da tutti, rientra mestamente piano piano in pista al momento Urban. Già un giro di svantaggio. Intanto c'è Super SB, mi piacerebbe molto andarlo a prendere. Vediamo se, se per caso riesco tra un passaggio e l'altro ad andare a prendere Super SB, che è attaccatissimo molto a Manuel. Vicino. Molto vicino. Molto vicino. Andiamo a gustarcelo killa. Così. Vediamo se qui in fondo si fa vedere. Scia piena. No. Manuel chiude molto bene l'ingresso curva. Non lascia la porta aperta Super SB. Trazione anche molto bene l'Audi, quindi ora vediamo in fondo rettilineo se Super SP si accontenterà di rimanere in coda o proverà l'attacco qui in fondo. La prima variante dopo rettilineo, molto vicino adesso, molto vicino, si fa vedere all'interno, ha staccato fortissimo Manuel, vediamo se la tiene. Bellissima staccata, sì, staccatona di Manuel, complimenti anche a SP. Bravo Killua. Bravissimo anche Killua per difendersi. Per come si è ripreso in questo attacco. Segnalo un'ottimissima bagarre tra Free Marcello, Hondo Nebbia e Black Cupino. Occhio Hondo largo, è superato da Marcello. Ho appena finito di dire la bella bagarre. No, non parlo più. No. Intanto Black Cupino davanti, che ha inanellato una serie di errori nei giri precedenti, e adesso Marcello si deve difendere da Hondo. Eh sì, perché l'ha appena superato, è andato largo il buon Hondo. Un errore di Hondo sull'Aston Martin. E Marcello subito lì a cogliere la palla al balzo. Intanto abbiamo Pintax che prima era molto più in bagarre e invece si ritrova ora in 17esima e deve rincorrere questo gruppetto, questo piccolo trenino fatto di tre piloti, appunto lui è il quarto, un po' più staccato. Vediamo che Marcello comunque sembra averne un po' di più rispetto a Black Cupino, a Julian. Vediamo un po'. Davanti Antonio se ne sta bello che andando, 3 secondi rotti di vantaggio su Diego. Zdenek sembra anche se sta gestendo e quanto sta gestendo. Sono tutti quanti con Mattoni in realtà. Sembrerebbe di no. Zdenek ha mollato un po' su Diego. Adesso è 1 secondo e 3. Mentre invece Super SP continua ad essere molto vicino a Killua. Vero, Zdenek ha usato un pochettino di vantaggio di distacco al momento. Girano tutti in 51, 56 adesso per Zdenek e 56 per Manuel dietro di lui. Quindi lì dietro, vediamo un pochettino se riusciamo a tornare lì dietro senza che... Niente, mi fa passare da tutto. Pintax è intanto 17esima. Oh raga, questa roba... devo capire, non riesco a tornare, eccoli qua, volevo proprio tornare su loro due per vedere se effettivamente Manuel lo farà passare a un certo punto anche per riposarsi, perché avere poi dietro un mastino sempre comunque lì appiccicato che non gli dai mai un metro a un certo punto ti stanca anche, quindi magari potrebbe decidere Manuel, attenzione lì, comunque riesce comunque a tenere in strada, qui perde un pochettino in trazione, guadagnerà Manuel qualche metro, andrà a respirare, ma Manuel credo che sia più motivato dal fatto di vedere sempre questi due là davanti per lottarsi il podio molto vicini, non hanno preso moltissimo vantaggio perché parliamo di 1 secondo e 8 davanti a lui Zdenek, quindi Manuel probabilmente ora non si sta neanche preoccupando troppo di doversi difendere, bensì vuole provare ad andare a prendere i due là davanti per giocarsi. Beh, vede il primo, esatto. Riesce a vedere il primo, il quindi psicologicamente sei anche bello carico ancora, eh? Esatto. Dodo sesto, tranquillo lì. Intanto andiamo a vedere un pochettino come sta andando di là sulla Rebler's Cup. Andiamo un secondo a vedere Dodo. E lì, che se la gioca lì tranquillamente. Intanto ci fa anche vedere che mentre guida saluta. Intanto ringraziamo anche la Rebler's. Ragazzi, poi in tutti quanti i nostri social, ovviamente ci sarà la posizione sui nostri social, sul nostro sito e sul nostro shop troverete a brevissimo disponibilità anche di queste postazioni da sim racing in vendita, quindi poi ve le consigliamo, ce ne sono di diversi tipi. Intanto qui in fondo Super SP adesso è molto attaccato, Manuel tiene il centropista, ma Super SP ci riprova, ma stacca fortissimo. Staccato, Manuel stacca fortissimo, la tiene sempre, ottimo Manuel,
bravissimo, bravissimo staccatore. Mi sembra di rivedere un po' Ricciardo dei bei tempi alla, alla Red Bull. Quando sapeva guidare. Quando sapeva guidare forte, esatto. Tornando a guidare, allora, andiamo un pochettino a vedere. Intanto qui dietro abbiamo in ottava posizione Tex, che ha un ottimo vantaggio su Urban Hook, perché parliamo di 12 secondi di vantaggio, e ne ha 1,3 di ritardo. Intanto Manuel, è stato un errore qui davanti, mi ha cambiato in automatico, mi ha cambiato tutto in automatico, c'è stato un errore lì davanti. Manuel è finito addirittura dietro Dodo ed è passato, quindi intanto grazie mille per i bittini di Eli, grazie. La magia che c'è dentro te. A inseguire adesso Manuel, ha perso due posizioni ed è stato passato sia da Super SP che da Dodo. Credo che abbia fatto un errore lui, forse proprio quello che ti dicevo prima, avere sempre dietro un mastino alla lunga un po' stanco un po' può portare anche a, a commettere degli errori, e infatti questo è capitato purtroppo. Ma Manuel ha il passo, ha il passo per tornare su sicuramente. Dovrà vedersi sì, anche con Dodo e... Dodo è Super SP che gli stava molto attaccato, molto attaccato. Zdenek comunque mi confermi giro veloce e attaccatissimo a Diego, eh? Andiamo a rivedere un po', andiamo a rivedere davanti se e quando riusciremo a riprendere la pista. Eccolo lì, sì, è molto attaccato, ha fatto riposare forse un po' le gomme, vediamo se ci prova qui in fondo. Si protegge Diego all'interno, perché lui stacca molto forte, è andato un po' lungo forse, no, chiudono entrambi la traiettoria. No, la prima variante, vanno via. Zdenek, sì, praticamente credo che abbia fatto riposare forse gomme e quant'altro per provare questo attacco. Aveva quasi un secondo e otto di distacco, ma l'ha ripreso nell'arco di questi due giri e si sta riportando sotto. Intanto giro veloce, infatti 1.49.495 per il momento giro veloce in gara di Zdenek. Pier ha 30 secondini di danno, ok. E dopo quell'errore che ha fatto lì prima che abbiamo visto, sì. Intanto Super SP va via, Dodo credo che stia cercando un po' di ricucire perché un secondino di ritardo. Intanto Zdenek larghissimo alla Resmo 2, no, Resmo 1, Resmo 2. Sfrutta tutta la pista Diego, anche lui sta facendo forse fatica a tenerlo dietro il Zdenek, che pare che ne abbia un po' di più. Intanto Super SP, dopo aver perso il traino di Manuel, sta viaggiando più lento. Io non voglio cambiare visuale, ma se tu riesci a stare su Super SP, io rimango su loro due e facciamo, andiamo in split se vuoi. Aspetta, sì, ci sei? Chiamamelo tu, ci sei su sì. Dodo e Super SP. Vado? Vai. Ci queste due bagarre. Puoi anche uscire se riesci dalla, da lì, se vuoi. Perché così. Vabbè. Vedi, me lo ricambio. Ma porca. Me lo ricambio. Qua, ricambiamo qua. Adesso devi per forza stare qua. Arco giù. Zdenek ha ripreso margine. Scusate, Diego ha ripreso un periodo di margine su Zdenek, ma si fa vedere sempre puntualmente in fondo rettilineo, sfruttando tutta la scia. Staccano molto bene entrambi. E niente, rimane ancora accodato Zdenek. Invece lì abbiamo Dodo che sta risalendo, quelli qua li vediamo al momento, per un attimo li abbiamo visti, come Dodo sia andato praticamente già a ridosso di Super SP, che secondo me stava viaggiando molto bene perché aveva riferimento di Manuel. Mancandogli quello non sta più riuscendo ad avere il passo. Questo è quello che mi sento di dire. Potrebbe essere, ci sta. L'abbiamo visto tante volte che... Quando hai quello davanti, sì, quando hai quello davanti veloce e tu hai dei riferimenti, riesci insomma a star lì. Infatti abbiamo le due wild card al momento in quarta e quinta posizione, con Manuel che ha commesso un piccolo errore ed è andato lungo. Ma è lì ancora in bagaglio. Leggo dalla chat che il nostro Pierma92 ci scrive, sì, Pier ha 30 secondini di danno. Ha fatto il danno di prima, credo che si riferisca al fatto che adesso Pier ha una trentina di secondi di danno dopo aver fatto appunto il pit. Quindi non fa purtroppo molto testo la sua classifica, perché è stato fermo per tanto i pit. Peccato sì, quando succede così sì. Quando la si perde poi da soli sì. Tanto Killua si sta facendo sotto di nuovo, Tanto sta andando a prendere. Si spostano ovviamente i doppiati per lasciar correre i ragazzi qui davanti della categoria pro.
Diego e Zdenek, ormai siamo al decimo giro, una lotta estenuante, perché Zdenek ne ha di più in alcuni frangenti. Ora è molto vicino, attenzione che adesso è completamente appiccicato. Ora la scia ce l'avrà, ce lavorerà tre volte di più rispetto al giro precedente. È attaccatissimo, ci prova all'esterno Diego, mantenuto all'interno. Vediamo qui in fondo, l'Audi anche ne ha tantissimo, non riesce a passarlo Zdenek nonostante la scia. E niente, ha ragione ancora Diego, bravissimi ragazzi, bellissima sfida. Intanto sempre lì dietro vedo Dodo che ha accusa un po' più di ritardo adesso da Super SP. Intanto andiamo a vedere un po' dietro. Marcello è a tre decimi, solo tre decimi da Black Opino in questo momento. Mamma mia, no, Marcello! No, tieni là, picchiato pieno Marcello, si è girato, era attaccatissimo, adesso si vede anche superare da Oscar Ondo. In questo momento ha perso completamente la macchina in uscita. E torniamo qui davanti per vedere se Zdenek ci proverà di nuovo. Audi è una delle più veloci, assolutamente sì, assolutamente sì, si è visto insieme alla Bentley, che anche prima la Bentley mi sembrava un bel missile. Intanto Flash dovrà spostarsi perché dietro di lui arrivano Super SP e Dodo, quindi in questo caso è doppiato, infatti fa passare subito Super SP e Dodo a momenti passerà anche lui. Intanto di nuovo Zdenek è completamente francobollato al posteriore di Diego, che comunque non molla, sa che la sua Audi sul rettilineo può dire la sua e si può difendere. Oltre a questo mi ha dato l'impressione di essere un ottimo staccatore Diego, quindi complimenti. Intanto io sto cercando di litigare un pochettino con la gestione delle inquadrature. Allora, rimetti gara, va, che io devo fare delle cose, scusa. Rimetto gara. Per l'ennesimo giro Zdenek, questa volta è più lontano, ci ha provato in tutti i modi, ma forse non è qui che lo deve provare a passare, deve studiare meglio un'altra, magari deve lavorare meglio un'uscita in Lesmo 2 per vedere un attimino di trazionare meglio e andare via. Intanto Dodo è finito in sesta, superato da Manuel, ce lo siamo persi. Intanto raggiungo un lungo, vediamo un pochettino se riusciamo ad andare su Cricchetto. Pierre, eccolo qua, il buon Pierre è in tredicesima posizione nonostante il danno e i suoi 30 secondi di sosta ai box, è in tredicesima ed è alla caccia di Edoardo. Ne rimaniamo un pochettino su Pierre, che dalla chat sembra avere, appunto, sembra essere seguito da più persone, in realtà da i fan di Pierre. Eccolo qua, una livrea bellissima che ricorda molto quella di Valentino dell'anno scorso quando correva. Intanto all'esterno Pierre, Edoardo all'interno, vediamo un po', attenzione qua al patatrack. Niente, Edoardo l'ha lasciato scorrere, si è piazzato subito dietro come se sapesse che ne aveva di più Pierre. Vediamo adesso nel proseguo del giro, vediamo un attimo se Pierre, sì, ne ha già di più, sì. Edoardo sapeva forse di non essere in gara con lui e quindi l'ha fatto scorrere. Intanto abbiamo davanti a loro appunto Andrea, che è già stato doppiato, e Manuel, eccolo qua, Manuel in quinta. Deve aver fatto un errore Dodo, perché in effetti il distacco di Manuel dal Super SP è rimasto lo stesso, ma è aumentato quello di Dodo, che quindi deve aver sicuramente commesso un piccolo errore. Emanuel dovrà di nuovo andare a caccia della sua quarta posizione e provare di nuovo ad andare a prendere il podio. Forza Kilua, sì, ha fatto un errore, era in terza posizione, scusate, in quarta posizione, era in odore di podio, in bagarre con Super SP, ma si è ritrovato poi dietro, ha perso due posizioni. Intanto al momento sta risalendo e sta ricucendo lo strappo che ha patito nei confronti di Super SP, e a 2 secondi e mezzo di ritardo, 2 secondi e 4. Sembrava che ne avesse di più quando era in pista Super SP, una volta passato davanti non ha dato l'idea di averne molto di più di Manuel, e quindi adesso staremo a vedere se una volta che Manuel arriverà di nuovo sotto Super SP riuscirà a passarlo. Intanto Dodo al momento si deve difendere da F1 Tex, che gli è completamente francobollato. Intanto abbiamo Diego sempre qui davanti, Zdenek a questo punto sta facendo respirare un po' tutto. F Black, ciao, benvenuto, grazie mille per il follow, grazie. Grandi SP e Kilua, sì, molto bravi, ci hanno fatto vedere gran bei numeri.
Intanto c'è una pit window aperta, che anche questo, Six, non l'avevamo considerato, ma effettivamente ha senso anche capire adesso i box e le soste come andranno, come se le giocheranno i ragazzi. Cioè, quindi. Sono dei five anche io. Ottimo, F, ottimo, ottimo, ottimo. Ormai siamo. Noi siamo amici con un sacco di team, quindi a noi fa super piacere divertirci con voi, commentare per quanto ci si riesca le vostre gare. Intanto sì, sono dell'idea che Zdenek si stia riposando, perché adesso si attesta il suo ritardo sugli 8 decimi. Pit aperto per soli 10 minuti, quindi hanno l'obbligo di fare pit, ma in questa finestra di 10 minuti. Andremo a vedere poi. Tanto andiamo a vedere un pochettino nelle retrovie se c'è un po' di bagarre. Dodo, vai box subito. Dodo, subito ai box. Tenta subito l'overcut. No, l'undercut. Subito ai box, Dodo. Settimo, il Gala 87 free, con una bellissima livrea con colori BMW ufficiali. Flash intanto in 22esima. Poi abbiamo in ottava Angelo. Cricchetto in nona. Che buon Cricchetto. Perché? Quale cazzo di... Tanto sempre 2 secondi e 6 di ritardo di Manuel da Super SP al momento. Aurelio, eccolo qua, in 19esima, che deve provare a venire su. Dietro di lui c'è Chiainaro, che però è già doppiato. Quindi Edoardo, anche lui ai box subito. C'è Dodo che rimane ancora lì. Non vedo che va avanti e indietro ai box. Non ho capito cosa sta succedendo. Probabilmente non si era fermato nel posto giusto. Darren Zill è già uscito dai box, quindi è entrato e già uscito in 23esima posizione. Marcello in 22esima con un 52.7 come suo migliore, e l'ultimo in 2.04, quindi lento Marcello in quest'ultimo giro, probabilmente avrà fatto un errore. Zrenek ha ancora il giro, tanto abbiamo un stop and go di 30 secondi per velocità in pit lane per il 46, che mi risulta essere Dodo, quindi penalità per Dodo. Aia. Ovviamente era anche la prima volta che provava a fare tutte quante le dinamiche da pit. Squalificato per guida in direzione vietata, intanto il 290, che non so chi fosse. Bene, intanto la direzione gara, già tutte queste cose. Direzione gara, ricordiamo, automatica di Assetto Corsa. Intanto Oscar sta uscendo. Hydra è in 13esima al momento. Davanti a lui Palombi. Io vorrei sapere la scelta di questa macchina, forse perché appunto ci dicevano che sulla PlayStation 4 la Bentley andasse molto forte. Beh, per adesso ha avuto ragione, cioè nel senso non mi sembra così lenta comunque qua, No, cioè... no, ma immagino come possa essere guidare sto barcone enorme. Madonna, che brutto. Mi dà un po' d'idea che sia un po' svantaggiato qui guidare la macchina. Intanto Dodo dietro sta risalendo la china in 15esima e ha però un SG30, 30 secondi gli è andato. Cosa vuol dire SG30, ragazzi? Aiutatemi in chat. Cosa vuol dire quell'SG30? Sono 30 secondi di penalità. Addirittura così tanti. Intanto torniamo davanti. Andiamo a vedere Pintax. Torniamo a Cricchetto in ottava. Eccolo qua. Intanto il buon Cricchetto, ragazzi. No, non ce l'ho Cricchetto. Non ce l'ho Cricchetto. 30 secondi. 30 secondi ce ne c'è. Effetto. Vorrei tornare davanti. Manuel è ancora in quinta, non riesce a ricucire, deve fare il passaggio nei box. Ok, quindi un drive thru pieno in sostanza. Manuel non riesce a ricucire i 2 secondi che ha attualmente di ritardo da Super SP. Io fossi lui proverei a questo punto un tentativo di sosta ai box e provare appunto un undercut, magari se paga, perché qua Monza potrebbe anche tirare. Tanto Dodo credo che sia di nuovo ai box per scontare la penalità. Eccolo infatti Manuel, mi ha sentito. Stop and go, ok, grazie.
Eccolo lì, infatti Dodo lo vedete fermo lì perché sta facendo giustamente il drive-thru stop and go di 30 secondi. Mi sembrano tantissimi 30 secondi di stop and go. Scusa, non è il drive-thru, lo stop and go. Siamo a metà gara, intanto ci dice la direzione gara. 16 giri, mancano appunto 30 minuti. Già? Sì, siamo a 30 minuti. Intanto davanti abbiamo sempre le stesse posizioni. No, al momento abbiamo Diego davanti. Ho sentito un bestemmione di là. Credo che abbia fatto un altro errore Dodo. Zdenek non vede l'ora che Diego vada ai box per cambiare visuale davanti a lui. Sono quasi sicuro di questa mia affermazione. Infatti io Rudigno con Bentley era sempre guerra nelle retrovie. Ok. Non lo so ragazzi, non lo so. Non avrei mai scelto la Bentley. Per quanto mi avessero detto che potesse essere veloce, ma così a gusto, a gusto mio. Intanto no, mi sento di dire tra virgolette che gli ultimi 15 minuti di gara io farei partire sicuramente il sondaggio in chat per il pilota di giornata, quindi io ho già un paio di nomi in testa, te lo dico. Sì, dopo facciamo il sondaggissimo. Io sto continuando a cercare robe. Va bene. Mentre guardo 200 schermi, mi serve il terzo schermo giallo ormai, dai, abbiamo capito. Va bene. Intanto Tex ha fatto un errore, Manuel prova ad approfittarne, ma non è così semplice, intanto Blecopino davanti, poverino, si è girato, fa passare ovviamente, Manuel ne ha di più di Tex, ma dovrà riuscire a passarlo, quindi si ritrova ancora più indietro rispetto a prima Manuel. Tex credo che abbia fatto, o non ha ancora fatto la sosta, o l'ha fatta prima e ha guadagnato la posizione ai box. Vediamo se adesso dovrà riprendersela Manuel in gara. Intanto Andrea, Demi, eccolo qua il nostro Andrea, eccolo qua, buon Andrea, è lì, eccolo qua sul super libreo. Poi io non so se c'è un modo di vedere degli altri nomi, perché io non ho segnato i nomi dei piloti, cioè tipo Ciccarelli, ragazzi, chi è Ciccarelli, come... Oppure Castiglione. Voi sapete chi sono, ragazzi? I nomi dei piloti, cioè i nomi dei... Di nuovo i box, Dodo. Ho fatto un sacco di errori, Dodo, i box. Perfetto. Si era buttato via la gara perché, giustamente, non conosceva le prassi di box. abbiamo buttato nel cesso una gara? Sì, strano. Un déjà vu. No, F, noi siamo scarsissimi a commentare. Un déjà vu. Cos'è successo, Dodo? Ti sento, se vuoi urlare. Cos'è successo? E poi? Ok? Ok, è successo che praticamente Dodo ha comprato il volante per chi di voi della Trasmaster, insomma non aveva i tasti, quindi ha dovuto rifare tre volte la sosta ai box perché non aveva refillato benzina e poi ha di nuovo ripreso la penalità. Intanto all'esterno con Blecopino, attenzione lì, è andato lungo, adesso con calma. Cosa si è rimesso di là per far passare Lorenzini, ok. Torniamo davanti intanto, vediamo se riusciamo a riprendere. Super SP ora al momento è in prima posizione, da solo, dovrà ancora andare ai box, quindi dovrà marginare più vantaggio possibile per fare in modo di tenere la posizione, addirittura incrementarla ai danni di Zdenek e Diego davanti a lui, anche se era distante circa 4 secondi prima di andare ai box. E tutto ciò, Manuel, che era il diretto combattente con lui, Kilua, dovrà sperare di riuscire in pista a provare a superare SP. Era distante 2 secondi e 5 da Super SP. Quindi, al momento sono praticamente tutti doppiati, perché me li dà tutti quanti blu, e se ho capito che comunica così il gioco, sono tutti quanti doppiati al momento, perché l'unico in pista è Super SP, che non è ancora andato in box. Rimaniamo su di lui perché sono curioso di vedere se andrà ai box ora e gustiamoci magari anche in parte un pezzettino di camera car, se riusciamo. Un Super SP. Eccolo qua. Andiamo a vedere dove stacca qui in fondo.
Forse era i 70-80 metri, può essere. Dry box così sicuramente adesso. Oh, scusate, in questo caso cosa succede? Super SP non è andato ai box e la window è chiusa. Ha preso altri 30 secondi Dodo intanto. Ha preso altri 30 secondi. Ormai ride. Ormai sta ridendo. Come è successo Dodo? Sta ridendo. Niente, abbiamo completamente perso. Perfetto, va bene, prenderà penalità. Allora, se volete vi racconto. Buon salve Peter Pan, buon salve. Se volete vi racconto cosa è successo a Dodo. Sostanzialmente Super SP prenderà penalità. Sì, perché non ha fatto il pit. Dodo, nello scontare due volte i 30 secondi, alla fine non ha potuto refillare. La pit si è chiusa e quindi lui non ha benzina e probabilmente non arriverà neanche alla fine. Questo era per dirvi che effettivamente credo che tu non ci possa proprio più andare adesso ai box. Guida finché non ti si ferma la macchina, non saprei cosa dirti. A meno che non mi dicano dalla regia, sì, riesci ad entrare, riprenderai un'altra penalità, probabilmente. Vabbè, Fabri tanto invece ci dice, arriva fino alla fine così e prende penalità. Sì. Grazie Fabri, come ci dicevano i ragazzi. Può andare ma non sconta il pit. Ok. Va bene, abbiamo buttato via. Abbiamo capito un'altra abbiamo cosa, buttato, dai. Abbiamo capito un'altra cosa, che bisogna anche allenarsi su per quanto riguarda i box in questo gioco, che sono molto più complicati rispetto ad altri giochi che abbiamo già detto. Quindi quanto mi piacerebbe vedere caso, Nitro oggi. Io a questo punto vorrei un attimino capire quali sono le posizioni in gara, perché io ormai ho completamente perso il riferimento. Vai, ti vuoi che ti faccio... Tra l'altro Super SP è entrata adesso in box. Ah, ok. Quindi adesso abbiamo Super SP in pit, Antonio Perla Nera che... Attenzione però, perché qui, tra l'altro, abbiamo Zdenek che è finito nella girandola della sosta in box, addirittura dietro Manuel. Sì. Quindi abbiamo Manuel in quarta posizione, Zdenek che sarebbe la terza, credo. In quinta. O no? Ora andrà ai box anche effettivamente il buon Super SP, quindi lui verrà superato. Ma dov'è finito il primo della classe? Niente, mi fai andare dove cazzo voglio io, porca puttana. Se ti stai chiedendo dov'è Antonio Perla Nera, è secondo, ecco, dietro Super SP, quindi che però primo. Sta andando ai box, ok. Eccolo lì, infatti, in primo. Niente, raga, basta. È una delle... Voi non avete idea di quanto ci possa dar fastidio una roba del genere, non avere il controllo di questa cosa, e soprattutto perché non c'è una motivazione valida, quindi o è una questione di... Non lo so, intanto qui per un momento ho rivisto Häkkinen in fondo a Spa sul rettilineo del Camel, e invece no, mi sono poi sbagliato, perché a un certo punto Manuel era davanti, Zdenek ha provato a prendere la scia di Palombi, di Francesco, e ha provato effettivamente a passare poi tutti, ma l'R8 ne ha troppo di più sul rettilineo, anche se al momento Zdenek è lì, si fa vedere all'interno, ma abbiamo visto Manuel essere un ottimo staccatore, e niente, si deve riaccodare Zdenek, quindi Manuel mantiene ancora la quarta posizione. In tutto ciò io non ho più notizie di Super SP, ormai è andato ai box, eppure non lo vedo più ancora in giro qua nella classifica, e mi chiedo, anzi chiedo a Number Six dove possa essere effettivamente, io non lo vedo più. Super SP qua a me lo segnala secondo. Ah, quindi è entrato ai box ed è uscito ai box ed è in seconda posizione. Attenzione Zdenek, adesso ci proverà su Manuel. Mia, ma quanto ne ha l'Audi, incredibile, è anche un ottimo. Va veramente forte, poi per carità chi lo stacca bene, ma l'Audi eh sì proviamo a fare una girandola di giri. Intanto abbiamo Pierre che è in undicesima posizione in risalita rispetto agli errori patiti nella prima parte, poi abbiamo Cricchetto, eccolo qua, Cricchetto e Ciccarelli, ragazzi, mi dite se Cricchetto e Ciccarelli, io ho questa memoria che Cricchetto sia lui. Vabbè. Guarda, te lo vado, te lo andrò a dire io. Se è Ciccarelli, certa. Un buon Cricchetto.
questa cosa che devo risolverla, questa cosa. Sì, dobbiamo sicuramente mettere una toppa, perché diventa veramente snervante e faticoso non capire come fare a passare da uno all'altro. Comunque abbiamo Cricchetto che è in bagarre piena per la nona posizione su Giuseppe. È Oscar Cricchetto. È Oscar. Ok. Aspetta però. Attenzione che si fa vedere all'interno Cricchetto su Giuseppe. Tiene la posizione ancora Giuseppe. Questo 4-5-8. Oscar Cervellieri. Cervellieri, eccolo qua. Il buon Cricchetto, il buon Oscar Cervellieri. Ed eccolo qua, il buon Oscar. Guardatelo lì. Bello come il sole, abbronzatissimo. Intanto si butta dentro Cricchetto al momento su Giuseppe, ha ragione, fanno appaiati la parabolica, Cricchetto ne ha di più, esce meglio, quindi non la posizione per Cricchetto, ottimo. Dodo intanto è in 24esima, ultimo, dopo le 77 soste ai box, e va via Cricchetto, va via Cricchetto. Bravissimo, bel sorpasso. Occhio Zdenek, ci provo, eccolo, ci siamo. Zdenek avrà gli incubi questa notte, perché prima si è trovato Diego, adesso si trova Manuel, tutti e due con l'Audi, tutti e due ottimi piloti, e Zdenek per il momento sta patendo. Eccolo, forse ha fatto un errore qui in uscita Manuel, vediamo un pochettino se ne approfitta Zdenek. Niente, ne ha tantissimo. Quanto va sta cacchio di Audi, ragazzi? Ne ha tantissimo. E stacca fortissimo, anche bilanciata in maniera egregia. Ricordiamo anche che gli assetti fanno tanto, quindi effettivamente davanti a loro chi c'è? Un disturbatore, c'è Flash davanti a loro che si sposta, si lancia in mezzo alle tribune per far passare i ragazzi, e Zdenek continua ma non margina nulla, cioè l'abbiamo visto anche prima, era completamente attaccato. Vediamo se adesso ci prova adesso all'interno, niente, ma stacca anche fortissimo, attenzione lì, bravo che si rimette dietro, bravissimo Zdenek che non ha forzato il sorpasso, e via, si ricomincia un altro giro, un altro incubo per Zdenek. Comunque complimenti anche a lui, perché star dietro così ad un altro davanti non è così semplice. Tu rimani su di loro, io vado a farmi un giro da Cricchetto, no, andiamo su Urban Hook che è in 21esima, poi abbiamo Pintax che è in 12esima ed è praticamente a 15 secondi dalla 11esima e ha 2-2 di vantaggio. No, non è vero, non so quanto abbia di vantaggio dalla 13esima. Quindi niente, abbiamo Giuseppe che si rifà sotto a Cricchetto, quindi non è finita questa bagara anche per il decimo posto, quindi a punti. Vabbè, a punti come se fosse la Formula 1. Vediamo se Giuseppe adesso ci riprova, restituisce il favore a Cricchetto. È andato lungo Cricchetto, no, la chiude. Tanto qua un kilo a Zdenek, sempre la solita solfa. Zdenek si avvicina, all'R8 se ne va. E niente, sarà bestemmiando tutti i santi. Sì. Intanto abbiamo in 14esima posizione appunto Oscar, e in 15esima abbiamo Palombi Francesco, eccolo laggiù. Che però, porco due, eccolo qua. Poi abbiamo. Minchia, niente, dalla 15esima. Occhio, eccolo. Se ne è uscito molto bene. Sono ritornato, sono su di loro. Si ributta fuori, ma come esce dalla scia? Sembra che abbia un cancello davanti. No, forse ora ne ha di più. Sono appaiati. No. Vediamo chi stacca fortissimo. Manuel all'interno, Zdenek all'esterno. Manuel. Egregiamente ancora lo tiene molto lungo. Zdenek si accoda, traziona benissimo sia Manuel che Zdenek, quindi sì è bravo, sì F, perché anche Manuel e come prima di lui davanti anche Diego non hanno sbagliato niente. 2-1. No, ok, perché di solito quando noi diciamo le cose si avvera l'esatto opposto. Stavo facendo. Vabbè, però io sono stato zitto, ero distratto. Esatto, quindi niente. Comunque sta andando fortissimo. Zdenek ha ancora il giro veloce in gara, quindi bravo. Ottimo pilota. Ed è snervante star dietro a qualcuno tutta la gara e non trovare un pertugio per infilarsi mai. Più che altro, cioè, il pertugio lui li trova anche. Guarda, ma ne ha di più. Eccolo, adesso all'esterno ci riprova Zdenek su Manuel.
E niente, Manuel chiude tutte le porte, anche molto bravo, senza waving, senza nulla, tiene molto bene le traiettorie, rimane a centropista e mette nelle condizioni Zdenek di uscire dalla traiettoria per trovare il punto migliore, ma niente, adesso ha preso un po' di vantaggio, eh. Sono quasi un secondino, solo in uscita. Andiamo qui alla parabolica in fondo. Comunque vorrei fare i miei complimenti a Ghio7419 Giuseppe, che è il primo degli amateur, primo degli okay. AM, in decima posizione. Ottimo, 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 ottimo. Bravo Giuseppe. Mentre invece gli altri tra le prime 10 posizioni sono tutti pro, tranne okay. Angelo Lush e Free il Galo 87, che sono i due silver all'interno della top 10, della top 10. Okay. Sì, 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 sì. Allora andiamo a vedere un pochettino Palombi. Palombi e Hydra sono in bagarre anche loro. Che bella questa qua, la Salin. No, è la Salin? No, giallo. No, è la McLaren. La McLaren, la McLaren. Che assomiglia alla Salin, sì. Però. Sì, sì. Questa cosa, no, ma l'ho vista dopo. Ho visto poi il logo dopo. Salin degli anni 2000 ah, con no. La Salin. La Salin, la S7, tra l'altro, macchinone. Sì. No, ma infatti sì. Ho detto, ma che cazzo. Sì, sì. Ma scusa, che ma cazzo ci fa la Salin? Ma c'è il logo. È la 720S questa, sì, ma sì, per sì, un sì. Attimo mi è sembrata la Salin, non mi chiedete perché. Sì, vabbè, ma ci sta, anche io le confondevo. E tra l'altro ricordiamolo che è la macchina del Fabri Melo, la McLaren 720S. Sì, 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 è la sua preferita. Oddio, oddio, dove è andato Francesco? Palomi, è andato lungo, si sono toccati, Angelo, ha toccato Flash, gli ha dato un giro. Ma muro, dove... delirio. Ma Palomi è andato lunghissimo, adesso... Dovrebbe restituire la posizione qua, perché ne ha passati 14, è andato lungo lì, vediamo se, non so se era in bagarre con questi due, ma sicuramente questi due li ha passati. Non si defila, non so se gliela deve ridare, però per come li ho visti arrivare io nel dubbio. È andato proprio lungo lui lì, per non incappare in un incidente, in tutto ciò è rimasto fregato il... Non mi ricordo più chi era, forse era Marcello. No, Marcello è qui. No, non lo so chi è rimasto dietro, coinvolto in quel piccolo incidente. Intanto Zdenek ancora ci riprova. Sì, ormai è la mia serie TV eccolo. Preferita. Eccolo! Niente, arrivano lì completamente 274... Emanuel, oh, è andato lungo adesso, ma no, invece no, la tiene. No, non è vero. È sempre bravissimo. Per attenzione però, perché adesso Zdenek forse è uscito un pelino meglio. Ha traiettorie diverse in uscita, ma ha trazionato sicuramente lato sull'acceleratore prima di Emanuel, eppure niente. Sta Audi va che è un missile. Oh, e poi Emanuele è bravo, guarda, non gli adesso gli concede l'esterno, ma niente. Per carità, bravura dei piloti sicuramente, ma secondo me a questo punto, siccome il gioco si chiama così, farà tanto l'assetto anche delle macchine. Beh, sì. Tantissimo. Sicuramente sì, però loro girano... Tanto bilanciato, madonna. Adesso io non riesco a vedere e ho paura a cambiare il pilota, ma... Sì. Vorrei vedere l'ultimo giro. L'ultimo giro ha girato praticamente Zdenek in 49.7. Non so, mm-hmm. Manuel, loro due sta facendo un garone, ma prima Zdenek l'ha fatto con Diego, che non so se è in seconda posizione. Diego è in tecnicamente il gioco ci dice che è in terza, però vorrei capire anche dalla regia, se ci possono dare una mano in chat, se Super SP questa sua seconda posizione è real. No, oppure... è penalità, avrà almeno 30 secondi di penalità, credo, a giudicare dalla cattiveria. Allora... 30 secondi di penalità su Super. Super finisce chissà dove. Allora, vediamo se ci riprova. No. Stringe molto Zdenek, rimane molto vicino al cordolo. È di nuovo molto vicino, ma non sa più da dove passare, che pesci prendere, non sa più cosa fare. Gli servirebbe cavalleria. Ragazzi, è rivettato al paraurti posteriore della R8 di Manuel. E niente, stessa scena, déjà vu. No, niente, perché Manuel comunque tiene bene. Attenzione adesso, ci prova, sportellata. No! Ne aveva le palle piene. No, no! Manuel nel ripartire anche contro Tex, che non ne poteva nulla. Questa in diretta e ne aveva le palle piene. È andato giù forte, io non sarei così... Insomma, qua ci sarà da discutere,
ha chiuso il volante sicuramente uno dei due, altrettanto noi non ci mettiamo mai nelle condizioni di dare sentenze. A vederlo così in diretta mi viene quasi da dire che Zdenek ne aveva le palle piene, ha detto ci passo, ci provo e vaffan bagno. Poi dirvi se ci poteva, se Manuel poteva allargare la traiettoria e farlo passare, non lo so. Non sono io a doverlo decidere. Intanto Zdenek a Tex ha questo ridato la punto posizione a Killua comunque. Tex ha ridato la posizione a chi? Credo che gliel'abbia ridata. Credo. Non lo so. O non Allora, so se. sicuramente Manuel nel ripartire ha toccato Tex e l'ha danneggiato. A quel punto non so come può essere. Intanto andiamo a vedere un pochettino davanti. Io non ho mai più rivisto il primo. Io non ho mai più rivisto il primo in questo momento. Antonio sta Sì, giocando a Elden Ring, della ma verità, sta facendo altre cose. mi piacerebbe poterlo vedere. Diego in terza, ok. Su Super SP non c'è scritto nulla, ragazzi. Su Super SP, ragazzi, io non vedo. C'è un 1 vicino. Ah, c'è un uno vicino, sì. Non so cosa voglia Nella. dire. Non so cosa voglia dire. Intanto Diego, anche lui, il suo migliore in 49 e 9 e il suo ultimo in 54, che comunque non credo che ne abbia per andare a prendere Super SP a 4 secondi di ritardo. E comunque tanto di cappello a Diego perché in ogni caso sta facendo un garone, sta guadagnando leggermente. Su Super SP che ha fatto un errore. Ha fatto un errore. Comunque abbiamo visto del fumo. E infatti scende il vantaggio di Super SP su Diego. E si dimezza. Quindi vediamo se riusciremo a gustarci un sorpasso in pista di Diego su Super SP. Quanto manca? Mancano 8 minuti. 8 minuti di gara. Non ha smarcato il pit. Ci dicono 120 secondi a fine gara di penalità, quindi in questo momento la classifica È sarebbe 2 Antonio per minuti. la Nera. Tantissimo. Antonio, Diego, Diego e Zdenek. Zdenek, ok. E poi abbiamo Manuel e via Sì. dicendo. 120 secondi, ma che cattiveria, ragazzi. Che roba brutta. Giusto. La stessa cattiveria che anche io darei 120 secondi di penalità agli sviluppatori di Assetto Corsa Ma Competizione no, ma cosa per c'entra? È un gran gioco. Solo che sta roba qua tutto. dobbiamo No, capirla. per la Se modalità può. spettatore. Allora, non vorrei che fosse un motivo delle tre categorie. Boh, la butto lì. Però mi sembra Allora, strano, cioè se io sono in terza no. posizione, se io sto guardando il terzo e faccio pilota successivo, mi deve andare sul quarto, cazzo. Perché mi va sul sesto? Poi dal sesto, pilota successivo, perché mi vai al ventunesimo? Cosa, Dodo? Tu lo sai perché? Quello l'avevo immaginato anche io, però va bene. Che cosa? No, Lui prende il pilota successivo in pista, non in classifica. Però no, non è vero, però perché quando siete partiti in griglia faceva la stessa cavolata, quindi. tanto andiamo a vedere Dodo che è attaccato a Hondo. Andiamo a vedere un po' in pista, si fa vedere sulla sinistra. Hondo rimane verso l'interno, quindi alla parabolica in fondo avrà ragione di traiettoria Hondo con la Aston Martin. Vediamo Dodo come imposta intanto, che in 24esima tenta la risalita e rimane all'interno. Hondo va largo, quindi passa agevolmente in questa fase Dodo, sempre in 24esima. Vai Dodo, vai. No, allora le cose sono due. O effettivamente è un bug di No, anche perché PlayStation. guarda, scusami, io adesso sono su Dodo. Se schiaccio a destra dovrebbe farmi vedere Hondo e mi fa vedere per la nera, quindi. E quello dietro in pista non era lui, era effettivamente un altro. La nera è il Esatto, primo, quindi quindi non era quello dietro. non Non è era lui. quello. Quindi Era o è Hondo. quello il problema. O non lo so. Oppure le impostazioni del server, molto probabilmente. Pilota del Pilota giorno, del intanto ci giorno. dicono via Adesso che sblocco. Adesso li facciamo, mancano facciamo. 5 minuti. Vai col sondaggione, vai col sondaggione. Allora io ti dico sicuramente, per quanto mi riguarda, Vabbè, pilota del giorno. Killua Vabbè. e Zdenek bisogna metterli, Sì, dai, per forza. Zdenek, Killua e Diego. Perché Ok. Antonio, per quanto mi riguarda, gli manca solo il giro veloce, ma è partito davanti, ha salutato tutti, se n'è andato, si è fatto la gara da solo. Cioè, già bravo che ha vinto, non voglio dargli ancora più
il pilota del giorno. Non ha fatto un cazzo, è andato dritto, boh, basta, cioè non è che ha fatto bagarro. Vabbè, ma ha vinto. Bravo, ma no, ha vinto, bravo, è facile così, senza essere impensierito da nessuno. Bravo, ha giocato da solo. Bravo Antonio, bravo. Ma che modo di ragionare? Allora, pilota del giorno. Esatto, in settimana ci lavoriamo per le telecamere operative al 100% per la sua. Ma sì, ragazzi, ma sì, ma anche perché diventa effettivamente difficile ma poi. Voi non ve ne state accorgendo, ma io e il buon Gianluca stiamo avendo delle crisi isteriche molto forti. Allora, cioè, tanto non è facile seguirne 25 i piloti, già lì, ok. In più, se cazzo, non, voglio vedere quelli dietro e so che. Vabbè, ma la risolveremo. Sì, io, Antonio, per la. Io non era. No, io lo metto, dai, cavolo, ha vinto. Vabbè, scusami, diciamo un po'. Io direi Zdenek, Killo, Antonio e Diegone. E ce n'abbiamo un altro. Dodo. Ti direi? No. No, io metto Ghiu. 7, 4, 1, 9. Giuseppe, okay. Perché? Giuseppe. Me lo devi giustificare. Perché è il primo amator tra tutti. Era in top 10, adesso è andato undicesimo. Primo delle amator. Ok, primo di 5 amator. Minuti. Vai, mancano 4 e 10. Quindi vai. Vai. Ragazzi, c'è il sondaggio in chat. Quindi se volete votare, votate. Ovviamente il pilota del giorno prenderà un punto in più in classifica. Non è vero, assolutamente non è vero. Dobbiamo inventare queste cose sarebbe, ogni volta. Sarebbe carino però se tenessimo conto del pilota del giorno, però. Sì, ragazzi di Formula Racing, poi ci sentiamo in questa settimana perché sì, ma vedrai che la fixiamo questa cosa. Sì, no, ma secondo me è un'impostazione del server, sono quasi sicuro, oppure è un bug, ragazzi, perché poi vi farei vedere una roba se abbiamo tempo. Cioè, intanto mancano 3 minuti e 20, quindi tendenzialmente abbiamo forse un giro e poco più. C'è Antonio che adesso vuole anche strafare, adesso vuole sverniciare Flash che davanti a lui lo passa, così come passerà anche Giuseppe. Intanto c'è, no, niente, scusami. Pensavo che Zdenek si fosse avvicinato un bel po' a Diego, ma invece non è vero. Allora, intanto andiamo a vedere un pochettino dietro chi sono. Il secondo c'è il Super SP che prenderà 6 giorni di squalifica e quindi sì. dovrà anche pulire i cerchioni di tutte le altre auto. In di cui uno ferie. Sì, esatto. Quindi penalità anche corporale probabilmente per il Super SP alla fine della vanno gara. Vanno a prendere a casa. Sì, gli danno anche 2 sberle. La direzione gara andrà a casa, gli darà 2 sberle. Sì, avrete, sì. La prossima 3 giorni lavorativi. Sì, di... sì. Poi abbiamo Diego in terza, che secondo me Diego... attenzione, perché Zdenek, minchia, vede Diego e non capisce più niente. Sta cercando... Madonna, gli si è chiusa la vena Zdenek, attenzione. Riparte completamente quello che hai visto prima. Super SP in ginocchia sui ceci per una settimana, ci dicono, dalla direzione gara. Mi sembra esagerato una settimana in ginocchio sui ceci, però... No, esatto, sarà così. Vorrei sarà parteciparci a sto campionato. Li fanno pulire la Giulia a casa, esatto. Intanto Aurelio è lì, che ovviamente non è in tredicesima, quindi non è in bagarre con loro, ma è ormai, infatti prende bandiera blu. Aurelio si deve defenestrare dal circuito in questo momento, ma rimane lì. Attenzione ragazzi, perché Zdenek è lì, è l'ultimo giro, sarà l'ultimo giro più uno, quindi ditemi se sbaglio, finita la gara, finiti i 60 minuti, ci sarà ancora un giro completo. Dico bene, regia? Oh, Zdenek! No! Non ci ha provato. Te l'ho detto che non capiva più niente, ha visto Diego, aveva gli incubi. Quindi niente, è andato lungo, si ritrova dietro, però zitto, facendo così, no, non guadagna assolutamente nulla, ha fatto un errore Zdenek. Fossi in lui non ci riproverei neanche a superarlo ormai, cioè, nel senso. Con questo due giri, perché in effetti ha già tagliato il traguardo. No, non è vero, è il primo. Pensavo che Antonio fosse già a Brenzaccio. Esatto, stava già facendo le qualifiche per la tappa successiva. E in prove libere per la tappa dopo. Bravo lui. Intanto attenzione che qui c'è ancora bagarre tra Palombi e Marcello. Attenzione perché Marcello è all'interno, appaiati con entrambe le McLaren. Vediamo Marcello se all'interno riesce ad avere la meglio su Palombi.
Attenzione, sì, Palombi sì, si accoda. Vediamo se riesce a uscire meglio Palombi e impensierire la curva successiva a Marcello. Pare che abbia già preso un po' di margine, c'è già un mezzo secondino di differenza. Zdenekamuro! No, come Zdenekamuro? No. Stop and go rimosso. Il leader ha iniziato l'ultimo giro. Zdenekamuro. E quanto ha di vantaggio su Manuel? 12 secondi. Attenzione, perché è partito l'ultimo giro, ma ha la macchina completamente danneggiata, Zdenek. Attenzione, colpo di scena, ragazzi, sull'ultimo giro. Zdenek ha fatto una gara esemplare. In tutta la prima parte diminuisce a 6 secondi, ha la macchina completamente distrutta. Sul rettilineo 200 all'ora. No, una gara così no. 59 minuti fatti da Dio, Zdenek, no. E dietro arriva Manuel. 238 sul fondo del rettilineo. Dovrà provare a difendersi. Ah, e gli si è chiusa la vela agli ultimi due minuti. Mannaggia Zdenek, no. Tanto Emanuele sta festeggiando dietro, perché lo vede lì, non si è... La macchina ormai è completamente danneggiata. Se ha tanti danni deve pure fermarsi, ci dice Fabri. E se state tanto zitti riuscite a sentire le sue bestemmie. Sì, guarda, senti un po'. Sta tenendo la macchina a fatica. Dietro arrivano sia Manuel che Tex. Quindi Manuel adesso con calma avrà capito che ha dei danni, ovviamente, Zdenek davanti a lui. Immagino sì. L'ha spanalato. Vediamo se Zdenek ovviamente tenta l'infattibile. Ma niente, ne ha troppo di più. No, mannaggia Zdenek. E Tex, zitto, se ne va, si è girato completamente Manuel. Mannaggia, ci ha provato fino all'ultimo, attenzione là dietro, perché Manuel rischia. Tanto la gara è terminata, ragazzi, ci siamo persi ovviamente il solitario Antonio che passava davanti. Tex è quarto, Manuel è ancora in sesta, Zdenek continua ad andare avanti piano piano. Un altro episodio sicuramente da valutare, perché tra l'altro con gli stessi due protagonisti, Zdenek e Manuel. Quindi Zdenek si può portare a casa tranquillamente il giro veloce, ma ha buttato via una gara da podio negli ultimi due giri. Intanto seguiamo, rimaniamo su di lui che è in quinta. Tex festeggia la quarta posizione, la quinta ce l'ha Super SP, correggimi se sbaglio. La quinta ce l'ha... Qua a me mi dà più 130 secondi. 130 a Super secondi, SP. Intanto Zdenek in quinta e niente, Manuel la chiude così, distruggendolo, perché effettivamente si sente un pochettino, forse derubato in parte. Ci sarà polemica sicuramente nella gara, sì. Perché poteva essere gestita diversamente da Zdenek, in quel caso sicuramente sì. Intanto abbiamo la classifica, andiamo a vederci tutta la classifica, torna Pit, conferma. Quindi abbiamo Antonio, chiude primo questa prima tappa, sì, del Free Five. Un'ottima gara, distanziando di 24 secondi, 25 secondi la seconda posizione. Signori, ha fatto una gran gara. Come è finito il nostro sondaggione? Ha vinto Killua come Killua? Ha vinto Killua, ok, ha vinto Manuel. Quindi seconda la chat è Manuel. Manuel è stato il pilota di giornata, ottimo. Poi abbiamo Diego in terza posizione, che virtualmente finirà su nella seconda. Secondo. Tex a podio, quindi in terza posizione. Zdenek in quinta, al netto di sempre esatto. Angelo Lush in sesta posizione, complimenti Angelo, che è un silver, quindi comunque primo dei silver si è classificato in sesta. Poi ho abbiamo subito dietro Gala. Il Gala in settima, anche lui silver, esatto, bravissimi entrambi. Poi abbiamo Cricchetto, ancora lui faceva parte dei pro, no? Aspetta, no, okay. Ah, ci hanno messo la classifica aggiornata, perfetto. Oh là, ok, quindi okay. Il podio è così, Super SP per gli amanti dei secondi è finito decimo.
Dopo 130 secondi di, okay, di penalità. Dopo 130 secondi di penalità, 2 minuti finito decimo, quindi manda fuori a questo punto nessuno. No. Cricchetto va in ottava. Pier, alla fine, dopo il disastro iniziale, si ritrova in nona, quindi ottima, ottima gara anche per Pier. Poi abbiamo Giuseppe, primo degli amateur, a, in undicesima, a un giro. Pintax in dodicesima, Aurelio in tredicesima, Derenzil in quattordicesima, Idra con quel barcone chiamato Bentley in quindicesima, Marcello in sedicesima che ha superato, l'abbiamo visto in live, l'ultimo giro, il buon Palombi Francesco. Dopodiché abbiamo Andrea Demi in diciottesima, Ondo in diciannovesima e Chiainaro in ventesima. Black Opino, Julian in ventunesima, Flash in ventiduesima, Free Urban Hook in ventitresima, Dodo mestamente a 179 secondi di ritardo più 130 in ventiquattresima, dietro di lui Pachi e Edoardo. Allora, squalificato Edoardo perché è andato in senso opposto. Allora, mi sento di dire che al netto del fatto Dodo stava andando molto bene, l'unico in rappresentanza del Phoenix Racing Team era in sesta posizione, in bagarre comunque per le posizioni che contavano. Poi, e poi sono iniziati i problemi ai box. È stato impossessato dall'anima e lo spirito di Nisbro. Aspetta, ve lo faccio vedere di là che magari... Un attimo, Dodo, hai qualcosa da dire? Cos'è successo, Dodo? Lui sta dicendo che si è divertito e andava forte, quindi appuntamento a Brain Satch per una prossima figura di Dodo, speriamo. Vogliamo vedere se si possono prendere più di 130 secondi di penalità su assetto corsa. Esatto, quello sarà tentativo. Io farei i complimenti a tutti quanti ragazzi, adesso aspettiamo che posino il volante, vediamo se qualcuno vuole venire a scrivere qualcosina. Allora, sicuramente abbiamo visto un paio di episodi dubbi con un paio di piloti coinvolti. Vediamo se la direzione gara ci vuole spiegare come funziona il discorso dei vari reclami, se verranno effettuati tutti quanti nei prossimi giorni, eccetera. Chat, vi siete divertiti? Siamo stati al netto dei problemi di cambiare visuale, a voi è piaciuto? Certez Danny, ciao, benvenuto. Certez Danny, non so come pronunciarlo, meglio di così non sapevo come fare. Grazie mille intanto per il follow, benvenuto. Abbiamo appena concluso la tappa 1 del Free Five, campionato di 7 tappe su assetto corsa competizione PlayStation 5 con i ragazzi del Five e di Formula Racing Italia. Intanto qui non vedo di nuovo un prove libere, volendo qualcuno può continuare a girare, eccetera, eccetera, eccetera. Six, aspetta un secondo che io mi tolgo lo schermo, ritorno sul PC. Sì, io sto spegnendo di là la bestia infame. Chi è? Un altro follow, di nuovo. Quante volte? C'è Zeni. Quanti follow metti? Perché poi due volte? Eccoci qua. Allora, ragazzi, la settimana prossima, martedì 9, ci andiamo di Brain Satch, che è una pista molto, molto particolare. Sono molto curioso, era molto difficile. Anche su Gran Turismo sarà molto divertente andare a vedere effettivamente come sarà. Ci piace Brain Satch, molto tecnica, ci piace molto molto difficile, sì, molto difficile, pista molto difficile. E quindi complimenti anche a Manuel Chilua che ha vinto il sondaggione come pilota della gara, poi lo andremo a mettere sui social vari ed eventuali nei prossimi giorni. Sicuramente faremo in modo di convogliare un po' tutte le comunicazioni inerenti a questo campionato per portarci per tenervi sempre aggiornati anche sui social. Quindi per chi di voi non ci segue, ragazzi, vi sbatto qua il comando IG, e anche da domani mattina per chi volesse guardare la gara in questione che è appena terminata, la troverà disponibile da domani mattina sul nostro canale YouTube, qui ovviamente su Twitch. Qui su Twitch sarà disponibile solo per i nostri abbonati. E quindi aspettiamo di vedere se qualcuno viene a scrivere due robe. Intanto aspetta un po'. Dodo, vieni di qua, Dodo. Venga, Dodo. Vediamo un po'. Ciao Tex, intanto. Salito sul podio, il buon Tex. Bravo Tex, bravissimo. Bella gara di Tex. Sei stato lì sornione
sei stato lì, hai sfruttato giustamente le problematiche degli altri. Ciao Dodo, guarda, se riesci accomodati pure, tanto ti sentono. Buongiorno. Abbiamo qui, ragazzi, vi presentiamo Giorgio, Dodo. Dove Lì, tra volete? Io ciao. devo Allora, guardare. Dodo, ammetto che allora, Dodo era un pilota di Formula 1, Già lì. molto forte, però su Formula 1. Non abbiamo fatto un campionato di Formula 1 e abbiamo iniziato a fare le gare su Gran Turismo. E lui è un cliente del negozio e abita qua sopra, per quello che è. Allora, prima mi ha detto, senti, corri su Gran Turismo. Ma a me non mi piace. Ha iniziato a correre sui Gran Turismo e ha fatto bene, diciamo così, dai, benino, Benino. qualcosina l'hai fatto. Guardatevi anche i reel vari che Un ci paio sono di su glitch, un un paio paio di... di glitch, esatto. L'altro giorno è venuto a fare questa cosa di assetto corsa, e gli ho detto, Dodo, se ti va di provare, sì, a me piace, a me piace, a me piace. Allora è da giovedì che ha saputo di questa cosa, anzi da venerdì, no, da giovedì sera, però ha iniziato, e quindi oggi era la prima gara che facevi. Sì. Allora, raccontami un attimo cosa è successo ai box. Allora, in sostanza, Vieni cosa è più successo? vicino, Tengo urla un po' vicino. di più. No, Urla un po' di più. si sente Ah, si abbastanza. sente Si abbastanza. Si sente? sente. Allora, in sostanza è successo che la gara andava E benissimo. infatti sì, sei stato Andava molto bravo. benissimo. Oh, ero fortissimo, mi sono sentito tutto forte. Ok. Poi è successo che una volta entrato ai box Sì. sono Ok, andato troppo forte. perché non hai messo limitatore per No, non è tempo? che non l'ho messo, non ho frenato per tempo. Ah, Quindi non ok. frenando per tempo sono entrato tipo ai 100 all'ora. È un po' E troppo, dovevo essere ai un po' troppo. 50 e quindi mi Certo. hanno dato i 30. E ok. Quindi mi fermo, solo che avevo finito la benzina totalmente, perché io non so dove si leggesse, vabbè, Sì, in effetti anche io non ho guardato, non ho non sapevo quando visto. sarebbe stata la sosta Ok. obbligata, e quindi ho messo 50 litri, sprechiamo, Convinto che ti bastassero, quindi ok. gli ultimi giri ho perso tantissimo perché ho dovuto girare con mappa 4. Ok. Quando ho letto aperti pit, Certo. contentissimo, mi sono buttato Ah, ovviamente. ecco perché abbiamo visto che perdevi. Perché a un certo Sì, punto sei andato sotto sì, ho SP. mollato, sì, non mi arrivava manco a metà della quinta marcia praticamente. Ok. E Quindi dobbiamo quindi... rivedere un attimo come andare ai Esatto, box. esatto. Ok. Poi Però per il no, resto. però devo dire, poi alla fine ho fatto 49,7 mi 49,7 pare in mi qualifica. sembra. Come migliore in gara 49,9 forse hai Sì. fatto. E comunque... Intanto anche Text ci diceva ho anche provato molto poco. Vabbè, questo vuol dire che di base, ragazzi, siete già dei bei piloti, perché per aver Oh, sono avuto. bravi, io. Cioè, oh, adesso parte tutto. I piloti c'erano. Io poi ho un'altra. Io oggi mi ero segnato le foto, avevo tutte quante le immagini dei piloti da far vedere, cioè non tutte, perché alcune ci devono ancora arrivare. Però effettivamente i nomi in gara non è come su Gran Turismo che c'è il nome reale e il nome l'ID. Io tutti i nomi che avevo segnato di oggi non ne ho trovato uno. Quindi io avevo i vari nomi dei piloti e non mi sono ritrovato i. Esatto, Perché magari su Discord hanno un nome diverso, quindi infatti, devo anche rivedere quello perché avevamo ci fatto questa penseremo in cosa. questa In settimana. questa settimana sicuramente, anche perché la notizia è arrivata venerdì di poter fare queste cose. Quindi, per accontentare gli amici di Five, di Formula, abbiamo detto dai, facciamola e tanto buona la prima, poi pian piano andiamo a integrare con tutto il resto. Tra l'altro c'è anche uno sponsor del quale è molto contento Number Six di questa competizione che è Bazzo, Wine Bazzo. Quindi noi aspettiamo ovviamente una cassa di vino Bazzo, Anche due, dipende. ma Cioè, anche no, ma una mista, volete una bottiglia per, va la bene, cosa? fatecela arrivare. Prego. Per salutare, Certo, per... sì, la teniamo qua e la stappiamo ad ogni fine gara. Sì, Martedì briachi fortissimo. marci, sì, il martedì sera. Io a questo punto non so, ragazzi, ma c'è qualcuno in chat? Ho tolto Tex che è entrato, sono tutti morti, sono ancora lì che stanno girando tutti quanti. C'è E io mi stavo mettendo sul modo di. Ma benzeccio. su Discord. F Black, allora Antonio, bravo, complimenti. Grazie per la live, adesso la vedo tutta. Tutti bella gara, spero per tutti. Sì, Antonio, sì. Ho detto che cioè, non ti abbiamo inquadrato mai perché sei andato via davanti, sei stato molto bravo, poi alla fine ti ho preso un po' in giro perché non ti volevo mettere Il nel sondaggio del pilota di sondaggio perché ho giornata. detto, minchia, tanto lui è partito davanti, è andato via, cioè che cazzo, bravo, ha vinto facile, è andato via da solo. No, complimenti, complimenti ad Antonio. Ciao F, ci vediamo martedì prossimo. Poi ragazzi, il nostro Discord è sempre aperto, per cui se qualcuno di voi volesse venire poi a dire due parole, dire due robe, sentitevi liberi di poterlo fare quando sarà ora. Come
contattateci pure privatamente durante la settimana, disturbateci quando volete, prendete anche il buon Dodo sui vari Discord come punto di riferimento per domande. Non troppo, non troppo, cioè, lasciatelo anche dopo perché... le 20, anche perché va a scuola ancora, quindi sì, sì. È l'ultimo anno, per cui in teoria dovrebbe impegnarsi. Piccolino, mi piace i giochini. Va bene, va bene. Allora, niente, ringraziamo tutti quanti i ragazzi di Formula Racing Team, ringraziamo i ragazzi di Five Racing, ringraziamo Number Six, prezioso come sempre. A questo punto, vediamo un secondo, io mi sposto su un attimo, andiamo su... l'ho perso, non trovo più... qua. Mi sposto qua, così posso operare sullo schermo senza che voi vediate tutto. Non perché vi devo nascondere qualcosa, ma perché devo effettivamente scoprire... Giorgio, tutto a posto? Devo scoprire chi c'è eventualmente in live. Madonna, che brutto! Hai visto? Era lì dietro così. Allora, vediamo, avete qualche amico? Vediamo se c'è qualcuno su Assetto Corsa che sta correndo. Vediamo un po' se c'è qualcuno su Assetto Corsa competizione. Vai. Ci sono i ragazzi di Clash. Andiamo a fare un ride ai ragazzi di Clash, ragazzi, che stanno correndo, che ovviamente tanti di voi conosceranno già. Scemo de Guerra, tra l'altro, si chiama, che fa parte di Clash Sim Racing. Vi mandiamo da lui e vi auguro una buona notte, ragazzi. Se volete, partecipate al raid e andate dallo Scemo di Guerra, che sta giocando anche lui ad Assetto Corsa. Non capisco la pista, mi sembra Montmeló. Valencia. No. Sì. Valencia. Sì, Valencia. Dove cazzo l'hai letto? L'ho letto prima. Va bene. Perché... andate a farvi un giro con lo Scemo de Guerra. Ragazzi, buonanotte a tutti, grazie mille per essere rimasti con noi e ciao Six, ciao a tutti quanti, ragazzi. Bella. Ciao. Buonanotte. Bella.